Le 8.27 ben ritrovati negli studi del TG2000 per un nuovo appuntamento con l'informazione flash. Sono morte le 5 persone a bordo del Titan, il mini sommergibile disperso da domenica scorsa. Alcuni detriti del mezzo sono stati trovati vicino al relitto del Titanic. Si è trattato di una catastrofica perdita di pressione, secondo la Guardia Costiera americana. Le autorità ritengono che ci sia stata una implosione. La guerra in Ucraina, secondo Zelensky, Mosca valuta un attacco terroristico alla centrale nucleare di Zaporizhzhia con conseguente dispersione di materiale radioattivo nell'ambiente. Il portavoce del Cremlino Peskov replica che si tratta dell'ennesima menzogna. La Crimea intanto è isolata dopo gli attacchi che collegano ai ponti che collegano la regione a Kherson. È necessario perseguire una pace pratica rispetto a un principio teorico che garantisca la fine delle aggressioni e il recupero della legalità. Lo ha detto il nunzio apostolico in Ucraina, Monsignor Kulbokas, secondo il quale tutto è da costruire e inventare. La pace giusta è quella che può funzionare al meglio per tutti. Asse tra Stati Uniti e India, i due paesi hanno concordato un nuovo inizio in una collaborazione di ampio raggio che va dalla difesa allo spazio, dalla manifattura alla tecnologia, toccando anche l'argomento Ucraina, temi di cui si è parlato alla Casa Bianca nell'incontro fra Biden e il primo ministro indiano Modi. A Roma invece l'incontro fra la Presidente del Parlamento europeo Metsola e la Premier Meloni sul PNRR. Metsola ha detto che si aspetta un accordo sulla terza tranche di pagamento in questi giorni, quando tutti gli obiettivi saranno stati raggiunti. E sui migranti ha aggiunto: nessuno deve morire in mare, nessuno Stato membro deve essere lasciato da solo. Tensione nella maggioranza di governo sul MES, la Premier Meloni ha rinviato a martedì il Consiglio dei Ministri. Il centrodestra ha disertato la Commissione Esteri della Camera, che approva il via libera alla ratifica del MES con i voti di PD e Terzo Polo. Astenuto il Movimento 5 Stelle, dal 30 giugno confronto in aula. Arrestato l'ex direttore dell'Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna. Tra le accuse, quella di aver ottenuto un maxi appalto dall'Ausl Romagna per l'acquisto di mascherine negli anni della pandemia. In tutto 34 i provvedimenti cautelari. Continuano gli sbarchi a Lampedusa, gli ultimi a raggiungere l'isola sono stati 146 migranti intercettati a bordo di 4 barchini dagli uomini della Guardia Costiera, nuovo sbarco anche nel porto di Messina. Non si può morire di speranza, l'Italia, l'Europa ritrova se stessa grazie all'accoglienza, mai mettere in discussione la legge del mare, così il cardinale Zuppi, presidente della CEI, nella sua omelia alla veglia di preghiera organizzata dalla comunità di Sant'Egidio nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, in memoria di chi perde la vita nei viaggi in mare. Continuano le ondate di calore in Italia, ma dopo il picco di ieri, raggiunti i 40 gradi in Sardegna, oggi arriva una tregua. Bollino arancione a Bari e Palermo, giallo in 21 città comprese Roma e Firenze. Il gigante chimico e manifatturiero americano 3M ha raggiunto un accordo da 10,3 miliardi di dollari per le accuse di aver contaminato l'acqua potabile con i cosiddetti prodotti chimici per sempre utilizzati nella schiuma antincendio, ma anche nei rivestimenti antiaderenti. Tra poco alle 11 a Palazzo Corsini la cerimonia di chiusura dell'anno accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei, cerimonia alla quale parteciperà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono pronto, ho già tutto, non vedo l'ora di andare, sono le parole del Papa in un videomessaggio indirizzato ai giovani che si preparano ad andare a Lisbona per la Giornata Mondiale della Gioventù. E tra poco il Pontefice incontrerà circa 200 artisti in Cappella Sistina. TV2000 trasmetterà l'evento in diretta a partire dalle 9.30. Oggi riapre al pubblico Isola Bella, il sito di interesse storico, culturale e naturalistico del parco archeologico Naxos Taormina, al termine delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, inclusi i lavori eseguiti dopo la violenta mareggiata dello scorso febbraio.
Inizia con una sconfitta l'avventura agli europei under 21 dell'Italia, battuta 2-1 dalla Francia. Non basta il gol dell'azzurrino Pietro Pellegrini al 36esimo. Era l'ultima notizia, l'informazione del TG 2000 torna a mezzogiorno. A più tardi.